Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of In Breve. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Questa serie la stiamo procrastinando da veramente tanto tempo e fra un episodio e l'altro c'è sempre uno sbalzo temporale. Ecco perché ho deciso che da questa puntata in poi ogni episodio di In Breve cercherà di essere speciale a modo suo. Ad esempio in che modo? Non lo so, magari con qualche ospite. Iniziamo subito! Evangelion 3.0 più 1.0. Hanno reso l'ultimo film talmente caotico per i nuovi arrivati che il finale incasinato è l'ultimo dei problemi. E comunque questo è l'unico film dove nessuno grida a Shinji che cosa stai facendo, ma invece grida che cavolo sta succedendo. Komi can't communicate. Non so davvero come esprimermi a riguardo. Sono rimasto senza parole. Konohaka ni Itori, Imoto Gairu. Aveva così tanta scelta che stava comunque per sposare la sorellina per errore. Comunque non lo biasimo. Prison School, gli unici 5 maschi di un liceo fino ad ora riservato soltanto alle femmine, sbirciano lo spogliatoio femminile e vengono richiusi per mesi all'interno di una prigione pestati a sangue tutti i giorni, così come se nulla fosse. Minchia, ce lo manderei mio figlio in una scuola del genere. E comunque Anna best wife. Guilty Crown. La vera domanda è come faceva a sapere quale arma sarebbe uscita da quale persona senza prima guardarla negli occhi. E se poi usciva una cazzata? Majide Watashi Nikoi Shinazai. In questo anime c'è una festa del cazzo. No, sono serio. C'è proprio una festa dove costruiscono dei peni giganti e li sbattono l'uno contro l'altro. Quando si dice battersene la ciolla. Death Parade. Ehi, perché nessuno in questo anime spiega perché Dio non c'è più? E comunque appare Light Yagami, quindi per me questo anime è già risalito. Record of Ragnarok. Neanche in questo anime appare Dio. Non è che sta scappando da Kratos? Ah, ecco perché non appare nella competizione. Attack on Titan. Se tu fossi il muro di Wall Maria, io vorrei essere il gigante colossale per poterti sfondare. Overflow. In questo anime c'è una frase che ti fa capire che della comunicazione umana non hai capito nulla. Spogliati, dobbiamo parlare. Devo aver perso qualche lezione. My Hero Academia. La morale di questo anime è che tutti possono diventare un supereroe. Sicuramente però è più facile se il più figo di tutti ti dona i suoi poteri. Comunque vedi cosa succede a mangiare capelli, ti rimangono sullo stomaco. Goblin Slayer. Fanservice interrazziale a sfondo goblin dalle più profonde perversioni dell'internet. Demon Slayer. Se guardi questo anime dopo aver visto Goblin Slayer, puoi solo pensare male del titolo. E invece... Kaifuku Zusushi no Karina Oshi, più semplicemente detto Riduno Healer. Questo è un hentai che finge di non essere un hentai. Il protagonista è un bastardo che non potrei fare a meno di invidiare, visto chi si scopa. Eroge, Mo, Geimo, Kaiatsu, Zanmai. Con tutta l'esperienza che hanno maturato le programmatrici, ci credo che i loro giochi siano così realistici e accurati. Miss Nagatoro, e tutto questo lo prendi per bullismo? Ma magari ce l'avessi avuta io una compagna del genere, ma goditele zitto, quattro occhi, Nagatoro best wife. Strappare lungo i bordi. Cosa? Solo perché questo non è un anime giapponese non posso inserirlo in questa lista? Io faccio come cazzo me pare. La storia di un pischello romano insieme all'amica Lella e l'amico ludopatico gelataio mancato che fanno una gita fuori porta per andare a trovare l'amica. La sintesi free spoiler questa. Darwin's Game. Mi chiedo se pure in questo gioco esistano le microtransazioni. Complimenti, hai sbloccato la tua evoluzione. Se desideri cambiare la tua evoluzione, puoi acquistare il pacchetto premium per 59,99€. Ah! Igrise Invasion. Ehi, posso copiare il tuo compito? Va bene, ma cambialo un po', sennò si capisce che l'hai copiato. I 7 sensi di Reunion. Ehi, posso copiare i vostri compiti? Va bene, ma mischiali un po', sennò si capisce che li hai copiati. Ehi, se vuoi puoi copiare qualcosa anche dal mio. Jojo, masturbazione in prigione. E niente, è stato il primo commento a cui abbiamo pensato. Tanto Jojo è tutto ignorante. Persona 5 The Animation. Avendo giocato prima il gioco e poi aver visto la serie, ho avuto un senso di vuoto nel vedere come lui trascorreva male le sue giornate mentre io pianificavo giorno per giorno come uscire con i confidant. Ma devo aver visto prima Persona 4 per capire Persona 5? Persona 4 The Animation. Ma devo aver visto prima Persona 3 per capire Persona 4? Persona 3 The Movie. Noi eravamo troppo fighi per avere una serie animata a puntate, così abbiamo optato per avere un po' di film. The World End With You Animation. La versione animata va talmente veloce che mi sembra di guardare una speedrun animata su YouTube. A parte questo, sono contento che qualcuno si ricordi ancora di questo gioco. Toradora.
Ah, Kushida Minori è meravigliosa, io l'amo tantissimo, niente e nessuno potrà farmi cambiare. Oh, Ryuji, io ti amo. Vabbè, allora sti cazzi dei Minori, andiamo a cucca con la Loli, no? Mi sembra giusto, no? Dopo 20 puntate del cazzo. Kushida Minori, ovviamente, best waifu. Tokyo Ghoul. Ho un'acidità di stomaco terribile dopo tutti i caffè che ho bevuto. Madoka Magica. Roba da perderci la testa. Magic Girl Sight. Mi chiedo che oggetto avrebbero dato ad Anna Baker. E con questo abbiamo concluso. È stato un lavoro di scrittura veramente impegnativo, ma ci tengo assolutamente a ringraziare Federico in arte Sciarchelle per il suo aiuto nella realizzazione di questo video. Qui sotto in descrizione trovate i link per i suoi canali, dove ha da poco iniziato la sua serie a puntate. Passateci pure per un saluto. Quindi signori, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirci qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!